grandi numeri per la chiusura di Promessi Sposi, la kermesse che ha accompagnato ben due weekend leccesi ed ha letteralmente messo il matrimonio in vetrina. Soddisfazione tra i quasi 200 espositori che hanno proposto al numeroso pubblico, composto soprattutto da future coppie, tutto ciò che può contribuire a rendere unico il giorno del sì. Una bella realtà che cresce di anno in anno e che conquista, anche grazie all'artigianato locale, palcoscenici sempre più prestigiosi. La manifestazione si è confermata, ancora una volta, il luogo ideale dove incontrare le soluzioni più adatte ad ogni esigenza. Noi siamo soddisfatti, al di là della crisi e del brutto tempo, l'affluenza è stata interessante. Tutti i brand hanno sfilato, quindi e ha la possibilità di vedere non solo sui cataloghi o sui manichini, ma anche indossati i capi. E a dimostrazione cookie show, quindi davvero molto interessante. Non solo le più accattivanti proposte tra gli abiti, le location, confetti e bomboniere, ma tanti momenti di spettacolo con le sfilate che hanno reso magica l'atmosfera in passerella, abiti, tendenze e stili. Il gruppo Idea Sposa questa sera ha sfilato il meglio delle creazioni della collezione Idea Sposa sartoriale. Sono stati interamente creati e confezionati nella nostra sartoria, dove non abbiamo trascurato alcun particolare e soprattutto l'attenzione per la qualità degli abiti. La nostra è un'azienda che opera su tutta la Puglia ormai da 35 anni. I nostri punti vendita, che abbracciano ormai il sud della Puglia, il punto vendita qui a Lecce, a Putignano, a San Vito dei Normanni e la nuova apertura a Taranto, penso che siano una dimostrazione del nostro impegno nel lavoro. E nei ricchissimi 4 giorni si è svolto per la prima volta a Lecce il concorso Un giorno da modella, realizzato in collaborazione con la rivista White Sposa, dedicato alle future signore che hanno sfilato truccate e pettinate come delle vere modelle. Grande entusiasmo per un concorso che ha visto prima classificata Francesca Di Filippo.